Dell'orto, spiegaci bene chi sei, cosa fai. E so che il tuo è un campo veramente molto molto minato, bisogna stare anche un po' attenti a parlare nel pubblico, però spieghiamo bene le differenze, ovviamente, se già cosa mi riferisco, blockchain, criptovalute, perché insomma c'è da spiegare bene a chi ci sta guardando che spesso e volentieri confonde questi termini. Sì, io faccio, sono più che faccio, sono un architetto milanese e da ormai 4 anni sono all'interno del panorama criptovalute, blockchain, bitcoin e quant'altro. Ho voluto sposare poi dal 2014, quindi subito dopo i primi 6 mesi, cercare di portare questa tecnologia all'interno, quindi anche questo modo di porsi all'interno del panorama industriale dell'immobiliare, di portare questa tecnologia all'interno del mondo dell'immobiliare. Quindi ho cominciato a studiare, ho cominciato a capire quali sono i processi, cos'è la community e quali sono le affinità tra Bitcoin, blockchain, quindi con la blockchain di Bitcoin e con le diverse esperienze che stavano venendo a formarsi all'interno del panorama. Hai approcciato a questo tipo di tecnologia e hai iniziato a studiare dal 1000? Dal Diciamo, 2000? io l'ho conosciuta nel 2012, non ci ho capito nulla per il primo anno e poi ho cominciato a entrare, diciamo, molto in profondità nel 2013. Ok, anche noi non ne capiamo nulla e quindi abbiamo chiesto il tuo intervento qui oggi. Quindi ti chiediamo gentilmente di spiegarci innanzitutto cos'è Ibrea. Allora, Ibrea è una libera associazione, un gruppo spontaneo nato su LinkedIn, attraverso l'intercessione di un mio collega architetto, anche se non lo fa, quindi, che è californiano, che si chiama Ragnar Lufasir, e lui ha formato Ibrea, è questo gruppo che ha puntato l'attenzione sul coinvolgere i Bitcoin, blockchain di Bitcoin e tutte le criptovalute per l'utilizzo all'interno del panorama immobiliare. E quindi si parla in questo gruppo di real estate su blockchain. Ha fondato un'associazione a New York circa 4 anni fa e nel 2016 abbiamo organizzato il primo World Congress a Los Angeles, dove abbiamo cominciato a mettere le mani, abbiamo cominciato a invitare gente dalla finanza, gente del real estate, sviluppatori di blockchain. Avevamo in quell'occasione uno degli sviluppatori di Bitcoin, che è Jack Hatzic, che è il nostro responsabile tecnico a livello internazionale, e di lì la comunità è cresciuta sempre di più, l'attenzione per il real estate è diventata sempre maggiore, fino a superare praticamente dei numeri insperati. L'anno scorso abbiamo organizzato il secondo World Congress a New York, tutto esaurito, addirittura c'era la fila fuori e quindi abbiamo avuto un grosso successo. Tu sei responsabile del chapter Esatto, italiano stavo e arrivandoci, sì, sono responsabile del perché chapter italiano in quanto Ibrea si basa sul networking, quindi una rete di nodi dove ogni nodo è una città, quindi non c'è continente, non c'è responsabile principale, ci sono, ognuno è indipendente, organizza la propria attività nella sua città e sviluppa e promuove la cultura blockchain real estate all'interno del panorama, diciamo, cittadino. Allora, iniziamo diciamo, dalla base e quindi cos'è una blockchain? Ok? Diciamo che cos'è una blockchain? È una tecnologia più o meno che risale agli anni 90 che si basa sulla creazione immodificabile di dati attraverso un database decentralizzato. Immodificabile. Immodificabile. Questa Ok. tecnologia però da sola diciamo che fa tutto e niente, ok? L'utilizzo, diciamo, odierno della parola blockchain e della tecnologia blockchain deve essere assolutamente associato al primo esperimento, diciamo, di successo che è Bitcoin. Okay? Ok. Quindi Bitcoin, che è la prima criptovaluta in circolazione, nasce con l'intento molto filosofico di staccarsi dalla filiera bancaria per il trasferimento del denaro, e crea un nuovo canale per utilizzare internet per trasferire valore. Questo è fondamentale, cioè, non è che la blockchain è un qualcosa che non serve. La blockchain è la base, è una tecnologia di base che insieme ad altre tecnologie ha dato origine alle criptovalute. Dalle criptovalute poi siamo passati a strumenti più evoluti e quindi altri esperimenti.
diciamo, vorrei soffermarmi sul fatto di sperimentali. Oggi siamo in una fase di sperimentazione, è tutto molto sperimentale, ci sono un sacco di gente entusiasta, aziende che stanno investendo in questo settore, ma non c'è niente di certo. Cioè, non diamo per scontate delle cose che spesso ascoltiamo e leggiamo anche sui social, ci sono espressioni di accettazione o di respingimento talvolta a priori. Ricordiamo che però stiamo vivendo in una fase veramente di sperimentazione, quindi un laboratorio dove tutto può accadere. Certo, tutto può accadere, okay. Le varie le tecnologie vengono implementate, ci sono gente studiosi o dei vari settori che stanno dedicando il loro tempo a studiare il come utilizzare questo tipo di tecnologia e come sfruttare l'esperienza di Bitcoin, quindi un'esperienza di successo, per riuscire a dare un contributo alla comunità mondiale. Infatti molte volte diciamo che Bitcoin è veramente stato un regalo di Satoshi Nakamoto che, ricordiamolo, non è una persona fisica, ma in realtà è uno pseudonimo che nasconde dietro di lui non si sa che cosa. Un gruppo di hackers, un gruppo di investitori, dei pionieri dell'era digitale, non lo sappiamo. Le banche? Le banche non lo sappiamo, non lo sappiamo. Infatti leggo molte volte in qualche sito, come si definiscono complottisti, questa cosa dove le banche, ci sono dietro le banche, quindi... Però diciamo che blockchain, cioè quindi Bitcoin, la blockchain di Bitcoin sono tecnologia. Questa tecnologia poi ha una sua applicazione che occupa diversi rami. Quindi abbiamo la teoria dei giochi, abbiamo la crittografia, abbiamo i database decentralizzati e tutto questo si riassume con la parola oggi di blockchain, che è molto diverso dal significato della tecnologia degli anni 90. Ok. E sugli smart contract che oggi... Gli smart contract, ecco, sì, c'è anche questa chimera. Esatto, per capire meglio la... Allora, diciamo che il termine smart contract è nato praticamente a metà del 2013, o all'inizio del 2013, al quarto anno dopo l'inizio della blockchain di Bitcoin. Tale se ne parlava già negli ambiti dei vari hackers o dei vari sviluppatori. L'ha sdoganata il Vitalik Buterin attraverso la piattaforma Ethereum, attraverso questo progetto dove Ethereum è una specie di supercomputer dove il software decentralizzato, okay, riesce attraverso una sua blockchain a definire processi modificabili e quindi io posso programmare, infatti Ethereum non è una criptovaluta, la criptovaluta che gira su Ethereum e l'Ether, okay, e non è nient'altro che un token digitale, ma non il token delle banche. Quindi non è quell'apparecchietto che utilizziamo per tirare fuori i codici per confermare i bonifici. Assolutamente no. Okay, il token è la traduzione di gettone. Quindi voi avete un bel gettone del telefono, come se non ce l'avevamo in Italia negli anni 80, ok? Però è un gettone digitale che infilate nel vostro software o nel vostro supercomputer e fate eseguire a questo supercomputer dei cicli macchina. Questi cicli macchina si trasformano in software, perché ogni computer, per chi ovviamente è appassionato di computer, sa che il software crea dei cicli macchina per cui la macchina risponde con degli input e con degli output. In questo caso abbiamo un supercomputer sparso su internet con dei nodi, ormai siamo arrivati forse a 5.000 nodi, forse anche di più. Abbiamo dei miner per garantire la sicurezza attraverso la blockchain, in quanto uno degli elementi è la sicurezza, la crittografia, le chiavi pubbliche e private, la crittografia asimmetrica e quant'altro. Quindi tutti questi termini li dico molto velocemente perché non voglio entrare troppo nel dettaglio. Parlare di blockchain ci vorrebbe veramente un mese, due. Quindi gli smart contract non sono nient'altro che un software che fa eseguire delle operazioni, però in modo decentralizzato. È chiamato smart contract in quanto è stato pensato per riuscire a mettere d'accordo due parti, quindi due elementi, due membri della community, della medesima community, che devono scambiarsi un valore, ok? Quindi il concetto di trasferimento del valore, però a determinate condizioni. Lo posso anche fare con Bitcoin, solo che questo tipo di protocollo, questo tipo di tecnologia, non è ancora stato implementato su Bitcoin. Ci stanno studiando, stanno vedendo come fare e... polemiche, sviluppi, gente che litiga, sì. Gente che attua le proprie posizioni di potere all'interno della community. Quindi uno smart contract
tutto e niente ad oggi, in quanto gli smart contract sono ancora, diciamo, molto 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 semplici. Ok. Vi risulta che ci sia qualche iniziativa legata alla blockchain che coinvolge le agenzie immobiliari? Parte A. Parte B, invece, se addirittura come Ibrea state mettendo a punto una criptovaluta che possa essere utilizzata per le nelle compravendite. Ecco, quindi siamo già nella fase proprio fantascientifica in questo momento. Beh, diciamo, però che... lasciamo a te da esperto. Allora, diciamo che prima domanda, ci sono agenzie immobiliari o progetti? Ci sono progetti che coinvolgono le agenzie immobiliari, allora, sul piano... Diciamo che... Distinguiamo che in questo momento, diciamo che sul mondo real estate sta arrivando una grossa attenzione, in quanto è uno dei settori ritenuti all'interno del panorama dell'industria blockchain il più interessante. A livello mondiale, però. A livello mondiale, okay. Abbiamo cominciato l'anno scorso col MIPIM, dove il presidente di Ivrea è andato a parlare, aveva una platea di 24.000 persone, ed è dimostrato il fatto che anche i bitcoiner più accaniti oggi cerchino casa. Ovviamente con cifre un po' più interessanti dei 200.000 euro che di solito si mettono a disposizione per comprare una casa. Ragan stesso ha un sito per compravendite di immobili in Bitcoin. In Italia ci sono delle attività o dei promotori, ricordiamo che a Roma ad esempio si può comprare casa in quanto una società di costruzioni vende appartamenti in Bitcoin. Dire che le agenzie immobiliari rientrano in questo panorama, sì, però non direttamente, perché ricordiamo che blockchain, quindi Bitcoin, criptovalute, gli smart contract sono tutti elementi, diciamo, di una tecnologia, per cui bisognerebbe pensare di dover costruire un progetto per coinvolgere le agenzie immobiliari. Negli Stati Uniti qualcosa sta succedendo? Negli Stati Uniti sta succedendo qualcosa, ma ricordiamo che blockchain e Bitcoin nasce per tagliare gli intermediari, quindi ottimizzare la catena del valore e tagliare le intermediazioni. Mi permetto di dire che non vuole tagliare le intermediazioni come per gli agenti immobiliari, ma vuole tagliare quegli intermediari passivi, quindi quelle situazioni in cui il prezzo di un bene aumenta oppure all'interno di una catena del valore ci sono delle inefficienze. Okay? Quindi è una tecnologia che punta come primo risultato a fare questo. Come lo può fare a seconda delle varie declinazioni. Per la seconda, Ibrea farà una criptovaluta, ma non per scambiare immobili, in quanto per scambiare immobili ci si può scambiare attraverso qualsiasi, diciamo, commodities, qualsiasi valuta. Si possono comprare e vendere immobili per Bitcoin, per Dogecoin, per Litecoin, per citare le più famose, per Ethereum. Il fatto è sempre chi accetta la moneta. Quindi il venditore che accetta di essere pagato per la cessione del proprio immobile in criptovaluta, okay, potrebbe essere magari più consono che lui accetti oro oppure accetti anche, lo dico sempre, patate. Per cui un bene fungibile. Per non cui ci segnavano. Assolutamente. Ok. E facciamo una puntualizzazione sulla blockchain in relazione proprio all'ambito notarile e quindi di conservatoria, sì, trascrizione del lato, perché la puntualizzazione quale può essere? Che intanto in Italia abbiamo un sistema che oggi funziona, sì, e garantisce bene le parti senza bisogno di decentralizzare, sì, nulla. Diciamo che la cosa è, okay, entriamo abbastanza gamba tesa. I temi che vengono trattati molte volte online arrivano da un background oltreoceano, per cui i problemi che esistono oltreoceano non esistono qui e viceversa. La blockchain punta a essendo una tecnologia e quindi un software in rete, vuole risolvere dei problemi, per cui utilizziamo la tecnologia per ottimizzare, per efficientare e quant'altro. Okay? Quindi il fatto che i notai anche in Italia abbiano messo in piedi la propria blockchain notar chain. È un tentativo per riuscire a rendere l'informazione più efficiente, più sicura, però diciamo subito in Italia, in Europa, con il sistema che abbiamo sempre avuto, questa certezza, questo trasferimento dei titoli immobiliari, quindi l'assolvimento della proprietà è quasi certa al 100%, abbiamo un margine di errore. Ho confrontato questi dati prima di fare la conferenza a New York l'anno scorso, in quanto ho parlato di questa differenza tra Europa e Stati Uniti,
dove in Italia l'errore di trasferimento di atti di proprietà o di furto di proprietà attraverso gli atti notarili ha una percentuale di, diciamo, di pecca dello 0.003%. Negli Stati Uniti invece 12%, siamo, mi risulta. Siamo oltre certe cifre, per cui pensate anche al mercato, cioè negli Stati Uniti si vendono più del, molto più del doppio degli immobili qua in Italia, con cifre maggiori, e quindi il 12% negli Stati Uniti, magari parliamo di 5-6 triliardi di dollari, è tanto, perché stiamo parlando più o meno di mezzo triliardo sono 500 miliardi di dollari. Oltretutto, tornando in ambito di conservatoria, prima mi dicevi attenzione perché blockchain in ambito notarile non è detto che sia un vantaggio, perché anche il piccolo errore fatto in un atto tradizionale conservato presso la conservatoria in qualche modo può essere rettificato. Diversamente, se gli atti fossero spostati in, diciamo, sulla blockchain, il dato non è più modificabile. Questo che sì, mi raccontavi diciamo che prima. Anche qua facciamo chiarezza. Cioè, io quello che io posso salvare all'interno della blockchain è l'immagine, o chiamiamo così, il fingerprint o l'impronta digitale di un documento. Okay. Questo documento, facendo l'hash del documento, per cui inserendolo all'interno di un processo di criptografico, okay, dà un'impronta. Questa impronta viene salvata sulla blockchain. Se viene salvata sulla blockchain di Bitcoin, essendo quella più robusta, quella più testata di tutti, è praticamente immodificabile. Ma è l'imprinting che è immodificabile. Okay. Per cui un dato digitale, un PDF crittografato e salvato sulla blockchain, ok, quindi la sua impronta è salvata sulla blockchain, questo sarà immodificabile. Però gli errori che ci sono all'interno sono errori, per cui noi abbiamo che l'atto deve essere sempre gestito in un altro modo. Ci stanno provocando, dicono sì, d'accordo, il piccolo errore, ma non ci sarebbe un abbattimento di costi? Allora, anche questo, ricordiamo sempre la differenza tra Europa e Stati Uniti, dove collochiamo questo tipo di tecnologia, a cosa ci serve e dove ci serve. Cioè, che Bitcoin sia la moneta globale, la blockchain, posso trasferire Bitcoin e quindi valuta, o meglio, posso trasferire Bitcoin che oggi ha questo tipo di valore, quindi è diventata un asset, è diventata uno scambio di valore sicuro e quant'altro. È diverso che entrare nel mondo dell'immobiliare attraverso la blockchain e poi dire ok, attraverso questo sistema io risparmio risorse. Perché ricordiamo, c'è un esperimento, una blockchain deve essere programmata, devono essere valutate tutte le sue componenti, i suoi pilastri. Che oggi non abbiamo proprio il tempo di fare un corso avanzato. No, indubbiamente. No, ma infatti tornerai. Ci devi promettere che tornerai. Io sono qui a disposizione. Ci parli veramente 30 secondi, anche 40, di BrickBit e poi torniamo un secondo su tema investimenti immobiliari. Allora, BrickBit è un progetto che sto portando avanti da 3 anni e che ha avuto oggi la sua nascita ufficiale, l'azienda è nata settimana scorsa, perché è un processo che porta lo studio del real estate e l'applicazione della blockchain per risolvere determinati problemi a livello globale. Okay? È un progetto che punta a costruire una piattaforma per creare oggetti digitali univoci che sono la sommatoria del valore del proprio immobile attraverso l'informazione, e dalla creazione di questa piattaforma nasceranno dei veri e propri avatar dell'edificio. Okay? È un'operazione complessa in quanto dopo 3 anni il fatto di dire tokenizziamo un edificio, tokenizziamo un'operazione immobiliare, tokenizziamo un rogito e quant'altro, ha portato alla sintesi dove la community è la cosa più importante. Infatti faccio i complimenti a Giuseppe che ha visto per me nella giusta direzione. Sarà la community nei prossimi anni il vero protagonista del mercato, sia immobiliare che mondiale. E quindi il fatto di gestire una community, di portare le persone ad avere una consapevolezza diversa per quanto riguarda le proprie azioni, i propri investimenti, le proprie risorse, il come gestirle, come efficientarle, il come fare squadra per raggiungere un obiettivo, è l'elemento vincente. BrickBit cerca di sintetizzare queste problematiche utilizzando blockchain per fare quello che oggi non è possibile fare.
e quindi creare un avatar dell'oggetto, che in questo caso è un edificio. Abbiamo già visto ad esempio degli esempi di sperimentazioni, magari nel mondo blockchain questa è molto famosa, ma anche fuori, dei famosi CryptoKitties, per cui i gattini digitali. Quello è ad esempio è il primo esperimento del genere, cioè il creare oggetti univoci con caratteristiche. Pagati tantissimo. Beh sì, il risvolto economico è sempre quello che fa più audience all'interno del web. Da un punto di vista tecnologico è stato veramente una bella conferma degli studi che stavamo facendo con la mia squadra. Bene. No, da una parte abbiamo blockchain e bitcoin e dall'altra gli investimenti immobiliari, e vi voglio chiedere quali sono i punti in comune e quali punti in comune potrebbero esserci tra i due mondi. Alessandro. Sicuramente il fatto che in un futuro noi riusciremo a gestire dei dati sicuri. Ricordava Giuseppe, ad esempio, la tematica del io devo non ho delle informazioni, queste informazioni sono fasulle, e questo è proprio il tema per cui tu utilizzi una blockchain. Tu utilizzi una blockchain perché tu riesci a rendere dato univoco, rendere un dato certo, ok? La tua community, la community che è interessata da questo tipo di transazione, riconosce che quel dato è certo, ok? Quindi questa cosa è sicuramente un punto di connessione. E ovviamente, come sta facendo lo stesso Giuseppe, il fatto del riuscire a rendere una proprietà ovviamente frazionata, per cui riuscire a vendere 50 metri quadrati a Milano, 50 metri quadrati a Parigi, 50 metri quadrati a New York, certo. Perché ricordiamolo, con le criptovalute non esiste la barriera fisica, quindi io posso comprare dal Giappone in Italia, però il problema è sempre lo stesso: chi mi garantisce che quell'informazione è corretta? E lì veniamo ovviamente, il progetto BreakBit punta a questo, cercare di dare un avatar digitale. In quest'ottica, tu prima parlavi di un concetto molto interessante, intermediario passivo o attivo. Sì. Gli agenti immobiliari da questo punto di vista che ci azzeccano? Cioè, nel senso, secondo te possono essere comunque considerati nella blockchain un intermediario passivo? In alcuni casi devo assolutamente dire di sì, sono visti in alcuni ambiti assolutamente passivi. Però non è che l'operazione o il mondo degli agenti immobiliari è un ambiente passivo, anzi tutt'altro, certo. Perché hanno una vera e propria funzione. Gli elementi passivi possono essere anche considerati, anche il notaio è considerato un elemento passivo, però possiamo vedere che ad esempio in ambito europeo, in ambito italiano, se non ci fosse il notaio gli atti sarebbero pieni di errori, non ci sarebbero gli aggiustamenti per i diritti che ovviamente spettano sia al venditore che al compratore, per cui non è vero che gli attori che ci sono nella filiera sono tutti passivi, ok? Sicuramente si può efficientare questo processo, per certo. Cui possiamo considerare la banca un elemento passivo a volte all'interno della compravendita immobiliare. Se io non dovessi pagare gli interessi, se io avessi dei capitali freschi, come molte volte capita con delle tecniche come il crowdfunding, quindi per i capitali freschi non devo andare da una banca, quindi non devo pagare interessi. Gli interessi in questo caso sono un elemento passivo. Se invece certo. Svolgo operazioni, diciamo, veloci, magari gli interessi sono quelli che mi aiutano a fare questo tipo di operazione. Diciamo che dire che la blockchain è il salvatore di tutti i mali, è la panacea di tutte le tecnologie, non è assolutamente vero. Va utilizzata a seconda dei diversi tipi di casi. E quindi, come tutte le cose, ovviamente nella maniera migliore possibile. E ricordiamo che siamo ancora in sperimentazione.